Namaste, sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di The XCOM Files. Stiamo per andare a una delle basi dell'Exalt. Non credo sia la base finale, perché sennò avrebbe scritto quartier generale probabilmente. Però è una missione abbastanza difficile, vediamo pure di andare. Siamo all'imbrunire, vediamo che cosa succede. Abbiamo individuato un'importante base operativa di Exalt. Questo edificio è fortemente difeso da numerose truppe ben equipaggiate. Ci sarà un ufficiale di alto rango presente, quindi cogli l'occasione per catturarli e interrogarli, per interrompere la missione come al solito. Allora, come potete vedere, abbiamo una squadra ben attrezzata, molto ben attrezzata, si spera. L'abbiamo sfruttata ultimamente. Ho messo i fucili smart con le munizioni speciali, quindi dovremmo anche essere abbastanza più performante da quel punto di vista lì. Volevo solo aggiungere ancora qualcosina di granate al napalm, ad esempio, che possiamo portarci dietro, che mi sa che ci serviranno. A te ne sta un'altra? No, però tu hai l'ammo corretto. Tu puoi portare giù ancora un paio di granate e direi che possiamo partire allora, perché siamo a posto. Ok, il fatto che veda già più di 10 nemici, ok. Salviamo e vediamo che cosa succede. Intanto vediamo quanto grande è sta mappa. Ok, sono tutti qua fuori. Sarà da sparare parecchio. E questa è la base. Su quanti piani si sviluppa? Neanche tanti. Ok, quindi probabilmente sarà un sacco di gente da uccidere e basta. Allora, iniziamo con un bel colpo mirato. Magari dove c'è tanta gente. Tipo qui. Non c'è linea di fuoco. Allora andiamo qua. No. Perché? Perché c'è lui davanti. Vai. Così meglio? Proviamo. No, devo spostare il carro armato. Vabbè, allora il carro armato lo usiamo per sparare a questo. Che così si becca un po' di colpi, mi sa. Aspettiamo che finisca il giro. Ok, ho sparato una volta, Mi ha permesso di fare solo tre colpi, non tutti quanti. Che strano. Vabbè, finiamo il primo turno, direi, allora. Magari proviamo a sparare a qualcuno di loro? Non c'è linea di fuoco, non c'è nessuno che vedo al piano superiore, magari. No. Vabbè. Allora passiamo pure il turno e vediamo cosa succede al prossimo. Ok, turno 2. Abbiamo già visto che c'è un parecchia gente. Se vediamo dalla mappa sono sempre di più. E tra l'altro abbiamo visto solo per la maggior parte sgherri. Poi qua ci sono un paio di liquidatori. E poi c'è qualcuno qua sopra che sta sparando un bel po' di roba. Quindi intanto vediamo di... tu hai anche sparato la tua, quindi perfetto. Tu vieni un po' più avanti, tipo qua. No, c'è il mondo di gente. Ancora avanti un pochino, perfetto. Allora, tu puoi sparare il tuo in una zona affollata, tipo qui. Perfetto, tre uccisioni per i bichi. Poi a Yeye puoi venire tu hai un colpo solo. Non so neanche se ti conviene in realtà usare quest'arma. Però vieni qua e spari a questo. Ok, tu non sparare ancora, perché c'è un sacco di gente che con gli esplosivi mi sa che possiamo eliminarla. Becky, stai lì. Il cane viene qua, in modo che lascia lo spazio. Alexander, allora Alexander, vieni qua e tu puoi sparare questo.
ricarica. Sally, puoi sparare da ferma? Su chi hai visione? Su questo, ma insomma. Sally, vieni qua. Ok, siamo nell'angolo. Quindi ci sono questi due da colpire. Colpiscimi questo. Ok, basta un colpo solo. Basterebbe un colpo solo, proviamo. No, non basta un colpo solo. Però gli abbiamo fatto molto male. Tu purtroppo non puoi sparare da qua, ma vieni tipo qua. Così stiamo lontani e al tempo stesso abbiamo esplorato la zona. Il prossimo turno possiamo disintegrarli. Qua la mappa finisce, ok. Quindi è abbastanza piccola come mappa. Cioè piccola, per modo di dire, è molto aperta come mappa. Però già siamo in un angolo che possiamo tenerci. Soldato, tu mi servi fuori che devi sparare tantissimo. Ti costa 26, quindi devi avere almeno 50... però devi... No, non devi ricaricare, quindi devi venire qua. E spari da qua, e spari... Qui. 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 Ok, e spari qua. Ok, ci può stare. Poi, drago, vieni qua. E puoi sparare a questo. E a... C'è gente che ha... tu tipo... Colpiamo questo. Proviamo. Ho colpito qualcosa una volta, spero non il nostro compagno, no? Franco, vieni qua. E puoi sparare con 24, quindi ti faccio chinare e mi spari... Prova a sparare a questo. Hai colpito qualcosa? Hai colpito qualcosa. Credo che abbia colpito questo, infatti, esatto. E poi c'è Gabriele che può venire da questa parte della ruota. E provaci tu allora. Ci provi con un colpo normale e prova a colpire lui. Ah, non c'è niente di fuoco perché c'è lui in mezzo. Colpito da dietro ma non abbiamo fatto niente perché c'era un casino d'armatura. Tu, Yuri, vieni. Vieni qua. Così stiamo lontani da eventuali granate. E mi spari a questo. Ok, abbiamo il fondale almeno. E poi manchi tu. Ok, quindi Ryuji può sparare due volte. Mi provi a sparare direttamente a questo. Ok, siete fatti male voi? Alexander no, e soldato no, perfetto. Hai fatto due uccisioni con una raffica, quindi non male. Quello era fuoco di reazione e... No, ti ho detto che devi colpire questo. Bello che sto colpendo tutti tranne quello che devo colpire. Ok, abbiamo finito il primo turno. Numero di uccisioni? Tante. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, più o meno, sì. Allora, contiamo 1, 2, qua dietro ne abbiamo uccisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 che erano lì, 10, 11, beh 11 uccisioni circa al primo turno non è male, 12 con questo. Bene, continuiamo. Forse anche 12, forse anche 13. Perfetto, allora, turno 3, tu sei ferito. Almeno bisogna spegnerlo. C'è qualcuno ferito? C'è Gabriele Enrico ferito, che è qua, ok. Però abbiamo anche da usare questo. Puoi sparare da qua?
No, perché abbiamo la gente davanti. E se vieni di qua, così evitiamo di far troppo casino. Mira qua. Perfetto, abbiamo spento il carro armato. Poi, burro, resta lì un attimo. Alexander, spari. Qua ci sono due persone vicine, vai. Credo tu le abbia colpite. Carica e spara di nuovo a questi? Ah. Sally, girati un attimo, vieni qua. Perfetto. Perfetto. Tu puoi fare un passo in avanti. 64, giusto? Spara questo, che è quello che ha il lanciagranate. Tre volte l'ho colpito. E l'avrei colpito 2000 volte, a quanto pare. Tu hai un colpo. Tu puoi venire qua giù e sparare il tuo colpo a di nuovo questi due. Ok. Malissimo l'ho sparato, ma va bene. Tu puoi venire qua e colpire. Cos'hai? Questo? Alleluia. Ancora? No. Puoi colpire questo? Ottimo. E colpiamo anche questo. Ah, è lui quello con lanciagranate. Ho ucciso l'altro io. Vabbè. E puoi colpirmi questo? Puoi colpirmi questo? Ancora? No. Vieni anche tu? Dai, vieni anche tu, 33%. No, 33 unità, 120. Non è ancora morto. Tu puoi ricaricare e sparare, ma c'è Aiee in mezzo. Aiee può venire qua e mi spari tu allora lui. Ok. Così ci evitiamo un po' di esplosioni. Chi deve ancora fare qualcosa? I bichi, puoi sparare? Puoi sparare direttamente qua? Non credo tu abbia colpito niente, ma hai fatto solo tanto danno al posto. Vabbè, burro rimane lì e manca solo il nostro Ryuji che può fare qualcosa. Allora, chi è questo? Urca! Abbiamo Capitan Findus, che ha una Magnum abbastanza semplice, però ha questo che non so cosa serva. C'è il simbolo degli Illuminati sul taschino, adesso ho visto. Quindi lui dovremmo cercare di catturarlo. L'ufficiale di alto rango. Allora, tu spendi 23, quindi puoi venire qua. C'è il mondo di gente ancora. Allora, chi becchi? Tu puoi venire tipo qua e sparare a qualcosa. 10%, 7, 0, 2, 3. Questo quanto. No, mi sa che è un po' troppo azzardata. Qua puoi sparare. Ho colpito una volta comunque. Esattamente lui ho colpito. Gli ho distrutto tre quarti di cancellata, ma va bene, andiamo avanti. Quarto turno, vediamo pure la conta dei feriti. Ok, per fortuna è solo di nuovo Gabriele, che quanta energia hai tu? 68 di salute. Allora, Kim, visto che non puoi muoverti, a sto punto spari tu e spari
Allora, questo è qua. Non vedo più il Commodoro. È scappato via. O come si chiama, insomma, il Capitan Findus. Spariamo qua. Ottimo. No, contro la roccia. Ok, uno l'abbiamo eliminato. Poi, Yuri. Secondo me forse è meglio non farli neanche sparare loro. I bicchi ricarica. E secondo me i bicchi può sparare tipo a lui. Molto bene. Ah, ho proprio distrutto il piano, quindi vuol dire che lui è rimasto sopra e c'ha la Desert Eagle, ma abbiamo ucciso un po' di gente. Questo non sta bene. Questo non sta bene, perfetto. Abbiamo fatto un po' di danno. Aieie. Bam. Zero danni. Beh, che cavolo. Burro lo lasciamo un attimo lì. Alexander, puoi sparare qua. Ok, abbiamo ucciso quello che era per terra. Sally, hai da colpire lui. 60%, 158. Ah, non c'è linea di fuoco. C'è un dinamitardo, eccolo qua. Soldato X, devi fare una missione importante, cioè colpire quello che sta all'ultimo piano qua. Nessuna traiettoria perché probabilmente c'è il tetto. Proviamo da qua. Devi colpire. Devi colpire quelli con gli esplosivi. Questo c'ha una pistola. Questo c'ha una pistola. Questo c'ha l'esplosivo. Colpito. Ancora. No. Tu resta lì un attimo. Tu puoi colpire qualcosa. Questo. Bravissimo. E questo. Spero di non aver crivellato di colpi lui. Perfetto. Tu resta fermo un attimo, tu resta fermo un attimo. Tu puoi cominciare a colpire qualcosa tipo questo. Perfetto. E due, questo. Guardate i buchi che abbiamo fatto in sto posto. Comunque abbiamo finito per adesso, meno che non vogliamo spostare Becky qua sotto e mi va a curare Gabriele. Ok, adesso bisogna sperare che non mi distruggano il mech, quindi spostiamolo anche qua dietro. Manca ancora il cane che può fare qualcosa, no? E manca Sally, che lasciamo qua. Allora Sally resta qua. Drago viene un po' più avanti. Gabriele viene un po' più avanti e Yuri viene un po' più avanti, così potete reagire. Vediamo se funziona un turno di reazione. Oh, in escandescenza. Bene. Panico, panico. Au. Ok, un bel po' di colpi di reazione. Contento di questo. Perché sono a zero? Non vedo nessuno. Ah, ok. Adesso me li ha calcolati. Gabriele sta di nuovo male e lui è anche da spegnere. Quindi vieni subito qua.
Spegniamo lui. Poi vediamo il resto. Allora, ricominciamo. Alexander, passettini in avanti. E mi spari. Qua è lui, eh. Mi spari qua. Ok. Completamente in altra direzione, ma va benissimo così. Tu hai lui davanti. Spostati tu. Ce la fai a colpire qualcosa da qua? Bingo. Ottimo, un altro di quelli con lanciagranate. Comunque già vediamo meno di 10 nemici, eh. È un po' ho cominciato già a aver paura ad arrendersi. Dobbiamo continuare. Allora. Qui. Ok. Nessuna traiettoria possibile. Spariamo direttamente qua così abbiamo spazio. Tu puoi venire qua e colpire questo. Ho sparato in schiena qualcuno dei miei. Sì. Doveva succedere prima o poi. No. Tu puoi sparare ancora qualcosa. Come faccio a vedere così tanta gente, cavolo? Tu vieni un po' più avanti. Ok, adesso vediamo molti più di 10 nemici, perfetto. Allora, tu vai ad attaccare questo? No, vai ad attaccare... questo? Vai un pelino più avanti. Sono tutti dietro la collina, per cui non li vedo. Spara questo. Che è l'unico a cui potevi sparare, quindi bene, bene così. Tu non puoi più caricare perché hai finito i colpi. Quindi vai qua davanti. E prendi i missili da qua. Perfetto, così il Bic è già pronto per un altro round. Tu vieni un ciccio più avanti. Spari a questo. Ah, che cavolo, 208% non l'ho colpito. Sally, vieni qua e girati di qua. E lo colpisco col 50%. Allora, tu mi spari a questo? No, state fermi e sparate da fermi. A parte tu, che puoi sparare a questo? Proviamo a sparare in quella direzione generica. Avanti. Ok, comincia un po' di panico. Madonna, maestro Exalting per dal panico. Molto bene. Molto bene, sono quasi finiti. Allora, mi sembra. Il turno è finito molto presto e il maestro Exalt, che è questo, è in preda al panico. Molto, molto bene. Allora, intanto vediamo di uccidere quelli che hanno... a questo punto, quelli che hanno ancora l'arma in mano. Tu muoviti avanti che così vediamo tutto. Allora, chi è che non sta bene? Voi due. Adesso vediamo di sistemarvi.
Allora, tu hai... Ottimo. Tu puoi venire a curare loro due, quindi tu vieni direttamente qua. Ah, sono tre feriti anche. O sono tanti feriti? Gabriele, quanti feriti ci sono? Imperatore Drago. Ok, quindi uno, due. Ok, poi girati di qua. Non puoi più curare. Ok. Chi vede cosa? Tu adesso puoi venire tipo qua. Sparare a questo. Abbiamo ucciso un altro e lui è caduto. Tu non puoi più far niente. Burro non può far niente. Mi sa che non farà niente per il resto della missione. Questo lo lasciamo stare. Qua gli spariamo. Tu vieni qua davanti. Tu non puoi neanche. Non puoi ricaricare. Ah, perché ce l'hai in schiena. Mettitelo in mano allora. Prossimo turno li metti assieme. Basta. Tu puoi venire qua. In ginocchio da questa parte. E ne stiamo attenti. Questo va ucciso. Questo non va ucciso perché tanto è. E questo qua non va toccato. Devo stare attento a quello. Tu vieni qua davanti. Ci sono quelli da beccare. Prova. Ok, non l'ho ferito, ma ho ferito quello dietro. E prova a colpire tipo qua. L'ho colpito anche col secondo colpo, bene. Tu devi colpire lui. Perfetto. Tu vieni ancora un po' più avanti e ti giri di qua. Voi due siete ancora feriti. Allora, Yuri, tu prendi questo e vai a curare gli altri, così prendiamo un po' di tempo adesso per fare sta roba. 1, 2, 3. E metti giù. E tu prendi fuori questo e vai da lui. Cura. 1, 2, 3. Perfetto. Avanti. C'è qualcuno che può ancora fare colpi di reazione a parte Sally? No, a sto punto tu vieni qua, tipo. Avanti? Molto bene. Molto bene perché lui è ancora in escandescenza. Comunque ha problemi. E manca ancora poca gente, ancora mi sembra. Il turno è durato veramente molto poco. Allora, tu non puoi ricaricare. Allora, ti prendi fuori questa. E cominciamo a fare un po' di fiamme. Questo. Accendi e poi lo lanciamo. Poi tu vieni qua davanti e spari a questo. Poi tu non puoi ricaricare, metti via e cominciamo con le granate. Prossima granata qua. Granata. Accendi. Un po' di pratica comunque. Tu vieni qua. Non serviva, però. Non
Non serviva. Questo è da colpire, sì. Allora, tu vieni qua davanti. Anzi, no, spari da qua. Uno, due, tre e quattro. Questo è da colpire. Tu devi ricaricare e mi spari a questo. Ha! 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 Perché non c'è linea di fuoco? Perché c'è quello. Puoi venire qua a sparare? Ha! Andato nel nulla. Nel vuoto cosmico. Tu puoi venire qua davanti. Becky se ne sta qua dietro. Il cane pure. Proviamo a sparare da qua. Bingo. Colpito uno e colpito l'altro. Avanti. Ce n'è ancora almeno uno vivo lì dentro, che è questo, che in teoria è l'ultimo. Non credo di averlo mai colpito per il semplice fatto che c'è la cosa sopra. Quindi lasciamo perdere. Aiei, ce la fai a vederlo? Very good. Very good. Allora, tu ricarica e vieni di qua. Perfetto, è rimasto solo lui divisibile. Muoviamoci di qua allora adesso. Non è rimasto più nessuno. Il maestro lo ignoriamo completamente. Eccolo. C'è uno che ha una pistola della Madonna. Che è qua dentro da qualche parte. Sei tu? Sì, credo proprio di sì, perché questo non posso selezionarlo, quindi è un'arma completamente nuova. Bam! Colpito. E lo uccidiamo con Ryuji. E ce l'abbiamo fatta, 51 nemici uccisi, un nemico catturato e due arresi. E abbiamo buono, quindi ce ne torniamo a casa con pochissima esperienza. Alla fine Ibiki ha fatto un po' di reazione, Ryuji un po' di mira, Becky di unità di tempo, perché sono nuovi loro, e Gabriele e Enrico qualcosina di reazioni. Bene, 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 torniamo a casa con il bastone del maestro. Coltello, Glock, Colt, abbastanza schifose queste armi qua. La Razak vendiamo, intanto non lo uso più. Il PSG l'abbiamo ricercato, se non mi ricordo male. Controlliamo, sì, quindi questo lo possiamo vendere. Doppietta, queste sono granate che vanno per il lanciagranate, quindi queste possiamo anche tenerle. Le mine antiuomo non le uso. Il comunicatore alieno è molto importante, però non, come si dice, l'abbiamo già ricercato, quindi in realtà questo lo posso vendere. Gli sgherri ce li abbiamo già e dobbiamo ancora ricercare qualcosa degli sgherri, sì, liquidatore pure. Ma adesso abbiamo il maestro Exalt che ci dà le statistiche, ma soprattutto le origini dell'innesto zombie e il QG dell'Exalt. Quindi andiamo pure a vendere sta roba. Trasferiamo a niente perché siamo sempre nella base nordamericana e torniamo a casa. Abbiamo superato il limite delle prigioni, ma ce ne sbattiamo altamente perché abbiamo 5 Exalt e ce ne basterebbero 3, quindi facciamo così. E liquidatori
Arita, Ivan e Elias. Quindi qua possiamo dare via ancora un altro sgherro. Rimuovi. Caricatore del tritanio, non possiamo produrli, quindi va bene. Direttore del Nord America, ufficiale di correzione, dispensatore solido. Robe strane, non credo di averle viste, a parte il fatto che abbiamo il maestro Sally Mustang, è il maestro del VSS personalizzato di Natasha, è la sua arma per adesso. E quindi ritorniamo a casa con un bel po' di roba. Andiamo pure sulle ricerche del Dume, perché abbiamo il sistema di radar grande, però abbiamo immediatamente da fare a questo punto. Vediamo un attimo dov'era il maestro Exalt. Probabilmente anche il bastone del maestro Exalt, mi viene da dire. Il super soldato del sindacato abbiamo anche da ricercare. Però almeno quello e il bastone. Ce l'avevo? Bastone del maestro Exalt, eccolo qua. Ok, quindi facciamo pure in ordine queste cose qua e andiamo pure avanti. Avevamo un po' di ricerche in corso, roba a terra non ce n'è, quindi andiamo pure avanti. Il sindacato bersaglia un archivio militare. Un'altra missione per voi del Black Hawk? Siete feriti tantissimo. Perché abbiamo la prontezza, insomma, che ci dà queste ferite, anche se effettivamente non contavano. Però comunque andiamo ad equipaggiare il nostro cosino qua. Ci serve andare a fare questa missione, l'abbiamo già fatta. Il sindacato sta attaccando un'installazione militare segreta contenente dati importanti di origine sconosciuta. Dobbiamo aiutare le forze locali a impedire che i dati cadano nelle mani del sindacato, così come recuperarli per noi stessi. Attenzione, sono state avvistate nell'area unità d'elite del sindacato. Sta attaccando un casino di roba. Allora, andiamo a prepararci con il Black Hawk e probabilmente vi dico la farò off camera, però dipende da cosa troveremo. Mentre stavo andando c'è uno sponsor misterioso, 2 milioni e 500 mila dollari sono stati depositati nel nostro conto bancario da una persona sconosciuta. È bene sapere che la nostra causa ha un supporto reale e materiale oltre a quanto scritto nel contratto. Quindi abbiamo 7 milioni adesso da spendere, mettiamoli anche a usufrutto questa cosa, perché qua abbiamo il caricatore. Adesso ho notato che ho messo infinito, che non so quanto bene sia stata questa cosa, ma vediamo un attimo di fermare questa produzione, perché sennò stavo rischiando il casino tremendo. E cosa facciamo qua? Facciamo leghe e le vendiamo. Però stavo pensando un attimo come sfruttare un po' i soldi a disposizione. Sicuramente facendo un po' di addestramento, questo ci sta veramente fruttando adesso, ma sarebbe anche il caso proprio di partire con la costruzione magari di componenti di robe varie. Tipo fare granate al napalm, o fare dei pacchi di razzi, o fare le munizioni al tritanio. Questo potrebbe essere molto utile. Quindi cominciare a mettere in circolo un po' quell'economia lì. Ecco cosa ci mancano. Altre tute. Tute per tutti. Le tute tattiche pesanti. Giusto? Sono queste quelle che sto usando io adesso. Fatemi controllare un secondo. Armatura, tutto in tritanio pesante, sì. Quindi qua io potrei fare, allora, tutto in tritanio pesante costa 5 di leghe e... No, 5 di dura 3 e 6 di leghe. Ok, quindi questo lo fermiamo un attimo. Tutto in tritanio... No. Leghe. Ne mettiamo. Poi dura 3. Ne mettiamo. E facciamo allora. Facciamo 10 e 10. Giusto per capire quanto ci mettono a farne uno. 6 ore e 10 ore. Quindi per bilanciare queste due vuol dire mettere tipo così, più o meno. 7, 6. Ok, 17 a 10. Perfetto. Se io facessi adesso una tuta in tritanio pesante. No, dovrei fare un po' di più. Allora, qua facciamo, raddoppiamo, andiamo a 34. Ok, e qua andiamo a 20. E ci mettono 3 ore. Facciamo 10 unità. Ci mettono un giorno. Facciamo 10 unità, ci mettono un giorno. Ah, giusto, devo fare il rapporto anche 5-1. Quindi abbiamo detto tutto il tritanio, 5 e
12, quindi facciamo 12 leghe e 10 di quello, perfetto. Quindi per fare nello stesso tempo le stesse cose, qua abbiamo bisogno di più gente. Facciamo 50? Qua ci mettono un giorno giusto, ok. Così ci mettono 20 ore, 23, un giorno, ok. Facciamo così? Perfetto, 25-50. Ok, questo è per fare due cose. Quindi se io metto 100, visto che ne ho, e 50, ci metto 12 ore a farne 10. Perfetto. Quindi intanto li facciamo fare così e facciamo in modo che facciano, anziché 12, ne fanno 5 volte tanto, quindi 60. E qua anziché fare 10 facciamo 5 volte tanto, quindi 50. Ok, ci mettono 2 giorni a fare tutto questo. Intanto noi andiamo a fare la missione. E poi quando torniamo ci siamo. Allora, siamo già equipaggiati, quindi partiamo pure. Vi avviso se succede qualcosa, perché due missioni abbastanza lunghette la vedo un po' difficile. Ecco, dalla nostra però abbiamo un soldato, quindi ci sono anche i soldati militari, giusto? Perfetto, missione conclusa, nemici uccisi 21, cadaveri recuperati 2, abbastanza simile a una missione che abbiamo visto in precedenza, ma questo giro non c'erano i super soldati e i minotauri di nuovo. E abbiamo ucciso, ci siamo fatti uccidere un po' di gente, ma molti nemici si sono arresi perché siamo stati abbastanza rapidi alla fine della fiera e un po' di esperienza ce l'abbiamo. Cosa ci portiamo a casa? Ancora un'ascia gigante, ancora pistole smart, macro e fucili, anche SMG che ce li avevano. Avevano anche dei lanciarazzi. Quindi portiamo quelli e come potete vedere abbiamo un casino di roba, tra cui anche la bobina di dati crittografata. Interessante, torniamo a casa. Adesso probabilmente avremo un problema ancora di limite di prigioni. Il maestro Exalt lo stiamo già ricercando, perfetto. Probabilmente questa sicurezza, sì, non ce ne saranno così tanti, quindi vendiamo quelli che possiamo. Rimuoviamo pure, abbiamo bisogno di gel curativi, un po' di roba varia e andiamo pure avanti ancora. Quindi abbiamo Arti Ninja, comprendere la profonda conoscenza dei maestri antichi non è stato un compito facile. Ora possiamo applicare questi insegnamenti ai nostri agenti più promettenti, migliorando notevolmente la loro abilità fisica. Richiede UDT 60, stamina 70, tiro 55, melee 65, forza psi 30 e prontezza 75. E questo mi dà la possibilità di sbloccare una cosa nuova, interessante. Andiamo avanti, qua abbiamo le robe un po' più, come si dice, di pulizia, quindi andiamo col mortaio che non ho ancora mai fatto. E quindi adesso se andiamo sotto agenti abbiamo anche l'addestramento arti marziali, che non possiamo fare praticamente con nessuno, mi sa. Mi sa di no. Controlliamo che non lo posso fare qualcuno in generale. Però insomma ce l'abbiamo come possibilità di situazione. Probabilmente dovremmo avere, vedendo come sono presi in termini di ordina per prontezza, si può mettere? Sì. Vedete che sono tutti a prontezza 50, quindi vuol dire che deve essere molto molto alto e ovviamente questi non sono conteggiati. Anche se andiamo sulle basi dove sono i nostri agenti migliori, se li metto in ordine di prontezza non credo di avere sti gran valori ancora. Infatti 70 sono quelli più elevati, quindi devo farli fare ancora un po' di missioni varie. Andiamo pure avanti. Abbiamo finito la produzione di entrambe le cose. Però non è questa la base che mi interessava. Perché ho fatto delle leghe qua? Perché ho fatto fare delle leghe al CERN? Adesso non mi ricordo più tra un episodio e l'altro. Ho fatto fare le leghe. Quante tra l'altro? Leghe. 50 leghe. Per le munizioni o per... Sì, mi sa per le munizioni. Per il discorso del fucile smart, mi sa proprio di sì. Quindi a sto punto finiamole. Fucile smart, eccolo qua. Ok, facciamo. Fanne il più possibile. Perfetto. Intanto, qua sta arrivando sia l'infermeria che il contenimento alieno. Quindi, qualche soldino lo possiamo spendere lì. Altre missioni in giro non ne abbiamo. E adesso dovremo completare. Guai al laboratorio magma. Orca, un sacco di roba del
in questo caso corporazione, quindi un'altra missione di queste. La vedo dura, probabilmente la facciamo di seguito anche questa, senza montaggi. Salviamo comunque il tutto. Salviamo comunque il tutto e prepariamo questa missione o vediamo cosa succede. No, andiamo pure avanti. Costruzione infermeria fatta, quindi adesso qua possiamo andare sotto agenti, andare sotto biomiglioramento. Abbiamo tutta sta roba disponibile, tutti questi agenti qua disponibili per il biomiglioramento che gli dà più forza, salute, resistenza e UDT, che non sarebbe niente male, soprattutto per un Karl Skugga, ad esempio, che si becca più di 100 di resistenza tranquillamente. Però dai, sì, lo facciamo allora nel prossimo episodio. Io sono Alistair Bradley, grazie ancora per la visione. Namaste and be brave.